Ciao ragazzi! Allora, oggi disegniamo lo scudo, dipingiamo lo scudo di Helin della Black Crow Miniatures. Ok. Ciao Sara. Per chi vuole può aggiornare la diretta Discord. Qualsiasi domanda, ovviamente. Allora, un secondo. Allora, lo scudo lo faremo oro e come palette userò un po' di colori, mix tra Vallejo e Citadel. Allora, abbiamo. Ciao Raf! Rhino Oxide, Dumble Brown, Scrag Brown, poi potremmo avere Lohakero Orange, Zamesi Desert, e abbiamo anche un Caliban Green. Lo Scrofulous Brown e il Gold Yellow. Ok. Quindi iniziamo dalla base scura. Partiamo con i nostri primi tre marroni. So let's apply the base coat first with Rhino Oxide. This is the upper side. Mi raccontate ragazze, com'è andata oggi? Ciao Mauri! Grande Adrien! Grandissimo! Sto sistemando il mio muro della vergogna, che hai combinato? Iniziamo ad aggiungere un po' di Dumble Brown.
Guarda, impegnativa, è vero, il piccolo cucciolo. Usato per ora il Rhinoxide, adesso sto andando di Dumble Brown. Devo ricordare che il verso dritto è questo qua. Faccio un segno se mi ricordo. Ho deciso di riordinare tutto quanto di nuovo, visto Blood Bowl 2 e Warhammer Quest che mi sono arrivati, grande. Belli, davvero bello Blood Bowl. Allora, fatemi prendere una reference, ovviamente. Ne ho diverse, quindi andrò a scegliere quella che poi mi ispirerà di più. Perché è un metallo non metallo un po' particolare, quindi si possono usare varie luci. Intanto iniziamo a schiacciarlo. Sicuramente ci vorranno due sessioni per finire questo scudo. Oggi intanto ce lo schiacciamo. Per chi volesse, ragazzi, può joinare il canale vocale di Discord. Oggi la sessione è aperta alle domande in diretta. Allora, qui è un po' particolare la situazione perché abbiamo una superficie sia stondata che con dei disegni, quindi dovremmo prendere ogni pezzo singolarmente. Questo studio non è facile. Ma noi faremo il nostro meglio. Sicuramente luce zenitale, quindi comunque cerco di aiutarmi un po' con la lampada, che mi fa vedere dove ci sono i riflessi maggiori. E del nasone, no, della piccoletta di Glin, della gnoma, di questa qua. Ve la ricordate? Oltretutto dovrò cambiargli le luci, devo spostarle. Deve avere la massima luce di qua su quest'altro lato della fronte perché avendo lo scudo esattamente qui che gli fa ombra. Però non è un problema, si fa. Si corregge assolutamente. Allora, dicevamo. Che poi chi è il nasone? Ah, il nasone intendi Sigvald. No, no, no. Sigvald c'ha lo scudo liscio e penso gli farò un riflesso del panorama che c'è di fronte a lui. Lo sfrutto per quello, così studiamo un po' l'effetto cromato insieme. Cioè, vi faccio vedere come lo faccio io l'effetto cromato. Cromato, insomma, cromato con i riflessi del panorama intorno. Allora, il mio tipo di metallo non metallo su questo pezzo non sarà classico con le righine, ok? Non solo perché ci vogliono ore e ore e ore e ore per ottenere un bel risultato, ma lo farò un po' più tecnica d'olio. Sì, è più grosso lo scudo di lei. Ma è una gnoma cazzuta, quindi non ha problemi a portarlo. Allora.
con questo rossiccio mi sto impostando i toni medi, che poi accosterò al verde, perché coloro c'è il verde. Lo studiamo un po' così. Grande Guido, buonasera. Grande che usi là subito l'emoticon. Io sto guardando con Seth che è molto attento. Bravo Seth. Ah, ricordatevi che il metallo non metallo è un effetto molto particolare e soggettivo. Ok, ragazzi, non ci sono regole di luci, cose varie, molto, molto casuale. E posso dirvi che comunque sia, io ho fatto un workshop abbastanza importante con Pisarsky e lui stesso l'ha detto, quindi. Sì, si prendono delle reference per studiare i metalli, come si comportano con le varie luci, riflessi, eccetera, soprattutto nelle armature di metallo, no? Che hanno i riflessi del campo di battaglia, cose così. Però poi dopo effettivamente basta che ti concentri su una prima luce e poi le altre sono tutte secondarie. Ciao! Grande! Il nostro Norfolk. Allora adesso iniziamo prima dello Skag, che sarà sempre un tono medio. Sì, Max. E aggiungiamo lo Zamesi. No, è che nel frattempo che leggevo il tuo nome stavo pensando al colore da usare dopo, quindi mi ero un attimo impappinata. Allora, adesso impostiamoci le luci. Ricordiamoci che il verso dritto è questo, ok. Quindi adesso ci segniamo le luci, diciamo massime, che poi dopo le andiamo a correggere e sistemare dopo. Però intanto ce le sketchiamo. Non ci importa la precisione, assolutamente, perché è uno sketch. Tutto si può blendare e sistemare dopo. Non abbiate paura. Qui assolutamente luce molto forte, qui pure. Allora. Poi qui si deve giocare con i riflessi, ovviamente, con le luci riflesse. Che avremo esattamente in opposizione alle nostre luci massime. In alto, quindi ce l'abbiamo un po' di più. Ok, adesso mettiamo lo Scar Brown, che è una nostra luce intermedia.
perché in fondo allo scudo non vogliamo mettere la luce gialla, in quanto sta appunto in fondo e riceverà meno luce. Oltretutto lo scudo è curvo e bombato, quindi andremo a mettere una luce un po' più bassa del giallo, quindi l'arancione nel nostro caso. Il nostro arancione oltretutto ci aiuta ad unire il marroncino di prima con il giallo. Max, che dipingi di bello? Che ci dici? Che ci racconti? Ah, Raff, come sono andati i Marvellini? Hai iniziato qualcosa? Il Keeper of Secrets GV Old Version. Ah, l'Old Version, ok. È bella quella nuova, eh. Mi piace tanto. Molto particolare. Allora, ovviamente diamo luce anche all'interno dello scudo. Non solo ai disegni. Domanda, ma la chat vocale è attiva? Sì, se entri su Discord puoi chiedere. Non ci dovrebbe essere nemmeno il problema dell'eco, penso. Se vuoi, puoi provare. Sono 2 giorni che guardo Captain America e il tuo video sugli occhi. Ho paura a iniziarlo perché tremo l'idea di fare. Allora ci proviamo. Eccolo, grande Max. E quindi considera Max che mi devi sentire dal video, perché su Discord sono mutata, altrimenti si sente il loop infinito di audio. Quindi è come se tu stessi parlando con la me in diretta. E guarda, Raff, consiglio, osa, vai, fallo. È più difficile, cioè, quella paura ti blocca. È altissimo il tuo volume, dici? È una paura che poi nel momento in cui stai lì a dipingere, guarda, prova a riparlare così mi regolo con il tuo volume. Raff, nel momento in cui stai lì a dipingere l'occhio, fidati che ti passa. Ok. Dovresti essere più basso adesso, no Max? Se mi senti? Sì, sì, ti sento, perfetto. No, non entrate, non fate domande a Muscia che ve magna il naso, scherzo. Penso sia una delle pittrici più pazienti e meno spunchese con il suo pubblico. Assolutamente. Tanto ragazzi,
il fatto di non voler, diciamo, trasmettere tutta la propria conoscenza, secondo me è una gran cavolata perché sono arrivata tardi per sapere dove mettere luci, ombre e lo scudo, l'ho illuminato con una lampada. No, no, non l'ho illuminato con la lampada, sto usando la luce zenitale. Però Ardrin, dico, secondo me è inutile perché comunque sia la mia mano e i miei occhi non saranno mai come i vostri, quindi ognuno ha il suo stile, ha il suo approccio alla pittura, ha la sua tecnica, ha i suoi gusti, ha il suo occhio e ha la sua mano. Quindi io ti posso insegnare tutte le tecniche che conosco, ma non riusciremo mai entrambi a dipingere allo stesso maniera. Quindi secondo me la tanto rinomata paura di non dire ciò che si sa completamente è veramente inutile, basta. Pensiero personale. Quindi cerco di trasmettervi tutto quello che so. Parole sante, brava, è come nella fotografia, io ho sempre insegnato tutto. Sì, anche perché poi è il fondamento della nascita dell'Academy, no? Che ho fatto su YouTube. Perché molti video che io stesso ho seguito, molte volte ho avuto difficoltà perché o danno per scontato a livelli già medio-alti, cose veramente basilari che tu da solo. Se non hai esperienza o non hai un maestro che ti sta appresso, non riesci a capire il perché e non riesci a capire per cosa lui vede con i suoi occhi, no? E quindi poi ti perdi e cerchi semplicemente di copiare senza nemmeno sapere perché lo stai facendo, no? Qual è la sua vera funzione dietro. E così non imparerai mai ad essere indipendente. Invece è giusto che io ti dica tutto quello che so, tu lo assimili. E lo interpreti a modo tuo poi, e quindi lo riporterai nel tuo stile. Grande Aras, mitico! Miticissimo! Prometto che in settimana ti impacchetto tutti gli squig. Perdonami. Che sono dovuta andare a Chianciano dal nonno e la ragazza non è riuscita a darmi una mano a impacchettare tutto quanto. Che dici? Che dici? Che mi racconti? Come va? Vedete ragazzi, piano piano, no? Picchiettando e facendo un blend come se stessi usando i colori ad olio, no? Piano piano questo bordino viene, si creano da soli i mezzi toni, le luci, riusciamo anche da uno sketch a condivido appieno, grande muscia. Grazie Max. Riusciamo a costruire il nostro scudo di metallo arrugginito per il momento. Dai che prossima settimana mi libero sicuramente, grandissimo. Senti, ho un pacchetto anche per Sunny perché è stata gentilissima l'altra volta con me con Photoshop. Ah sì, mi ha detto che vi siete sentite, sì, mi serviva una mano con Photoshop che dovevo riuscire a colorare una cosa, mi ha dato qualche dritta, davvero carinissima. Poi ricordiamoci che il metallo non metallo gioca molto su il contrasto, il fortissimo contrasto massime luci, massime ombre. E quindi noi sfrutteremo anche quello più avanti, piano piano che costruiamo il nostro scudo. Sanni la grigiolina, sì.
Niente CB Avengers oggi. No, no, oggi facciamo lo scudo di Hlin, la gnoma. Gli Avengers ripartono da lunedì, martedì. Però mi organizzo. Comunque, Raff, occhio, tocca bannare Guido perché sì, ora non solo su Discord, pure in diretta, capito? Tradisce. Spietato proprio senza cuore. Sara, quello è il motivo per cui ho fatto dei mini corsi sia con Muscia sia uno qui a Torino. Se fai lezione 1-1 ti viene detto dove sbagli, il perché, come correggere e questo aiuta tantissimo. Mi ero perso il messaggio di Sara e diceva giusto, spesso però è anche difficile capire dove si sbaglia e farsi l'occhio. Certo, ovviamente come dice Raff, io adesso in diretta faccio quello che posso, ovviamente, però nello specifico, nelle lezioni private, io controllo direttamente voi come dipingete, se date per esempio troppe pennellate che non servono, quindi rubate nelle dirette anche il mio modo di tenere il pennello e di dare le pennellate, perché anche questo aiuta. Però sì, nel coaching 1-1, cioè, ti correggo perfettamente, cioè, siamo due persone, quindi mi posso concentrare molto meglio su quello che state facendo. Qui è solamente una dimostrazione che io do a voi, capito? Però sì, appunto, le lezioni private poi insomma servono per quello. Se c'è un argomento in particolare che non, a uno non riesce, insomma, si studia il perché non riesce, dove eventualmente si sbaglia o proprio l'approccio è completamente sbagliato, allora si rimposta tutto da capo. No? Cioè, io stessa, ragazzi, faccio ancora lezioni sia a livello pittorico che a livello appunto con Photoshop, così per studiare anche le varie nuove tecniche di pittura. Bisogna sempre tenersi aggiornati, perché se si rimane indietro, insomma, è un peccato. Oltretutto io poi sono molto curiosa, quindi è proprio nella mia indole il dover riuscire a sapere più cose possibili. Ogni tanto devo ricordarmi qual è il verso dritto dello scudo, se no, tipo se mi sbaglio. Poi tutte le incisioni le ripassiamo per bene di nero. Allora, possiamo iniziare a mettere un po' di verde, dai. E ci colora un po' il nostro scudo. Potrei aggiungere anche del viola, ma non sono tanto convinta. Adesso vediamo.
Ricordiamoci che profileremo con le luci tutti i bordini per farli risaltare, però quelli sono i tocchi finali. Intanto concentriamoci sul sistemare le luci e le ombre. Ciao mitico Darsh, come stai? Se vuoi puoi aggiornare Discord, eh? Tanto ormai funziona tutto, sono troppo pro. Grazie Sara per la sub, grazie mille. Ragazzi, con tutti questi sub mi sa che tra un po' sblocco altri emoticon. E mi sto organizzando per fare il fagiano, la special emoticon del fagiano dedicata a Guido. Non si può non fare. Allora. Eccola! Guarda, lo guido subito, fomentatissimo, fomentatissimo. Poi per esempio prendere lezioni ti aiuta anche a trovare alcune nuove palette, anche se anche in questo caso molti non dicono la ricetta completa, ma questo vale anche come in cucina, no? Pur di non fartelo fare uguale, ti sbagliano le dosi o ti omettono qualche ingrediente segreto, però alla fine il discorso è sempre quello. Se tanto la mano è diversa e la mano è diversa, è inutile starsi a preoccupare. Per esempio, cavolata, ancora mi ricordo la schiacciata fiorentina. E sono stata l'unica alla quale è venuta, per un motivo. Tutti hanno usato il battitore elettrico. E lo sbattitore elettrico, io ho detto ragazzi, ma se questa ricetta è del 1600, nel 1600 non c'era lo sbattitore elettrico, quindi va fatta a mano. E ho montato tutto a mano, infatti a me è venuta, gli altri no. Qui temporale e la luce va e viene. Ah, mannaggia, lo sai che anche qui oggi è bruttissimo il tempo? Da te Fab com'è il tempo, che stai un po' più giù rispetto a me? Allora, se non avete l'ocre brown, potete mischiarlo tranquillamente tra lo Zamesi Desert e lo Skag Brown. Vi viene un ocre brown veramente sublime. E direi che è quasi il famoso Snakebite Leather. A Verona ieri a grandine ed oggi terzo giorno di pioggia per non farci mancare niente. Che spettacolo! No, ieri noi stavamo in canottiera praticamente, oggi piove. Domani però dice è rimesso bello, speriamo. Anche perché domani dovrei andare a fare motocross. Che è una vita che non ci vado. Da me diluvia, quindi Torino pioggia. Qui oggi mi sento a casa, la strada sembra una laguna. Madonna. A Torino tutta la settimana che piove, giusto ieri c'è Graziati. Ti guardo fare TV, quindi non scrivo molto. Ora non piove, ma è bruttino. Ok. Anche tu mi guardi sul maxi schermo, quindi. Ma, ah vabbè, a parte che dipende dalla connessione. Comunque Full HD si dovrebbe vedere bene.
perché purtroppo le dirette non si riescono a fare in 4K, massimo in Full HD. Grande Vash, sei il mio doppio, sì. Però i popcorn ce li arraffa, quindi ragazzi mettetevi d'accordo. Poi ragazzi, grandissima novità, oggi mi è arrivato lo sgabello finalmente, non ho più la sedia, sto veramente comoda. Prima sbattevo in continuazione sulla webcam, cioè sulla Sony. Li sto giusto aprendo al grande. Mi fai venire fame ogni volta, mannaggia la miseria. Ma il mitico Jaga? Ah, meno male che fai lo streaming alle 5. Meno male. Ce lo siamo perso anche oggi. Troppa resina, mi sa. La parte più bella comunque sarà tornare a casa. Sentire mia madre, hai sbagliato le luci. Mamma, è metallo o non metallo? Non esiste. Mamma, lo so che non esiste. Sicuro, sicuro. Come l'altra volta per lo scudo di Cap. Non sapete quanto mi ha cazziato, ragazzi. Infatti l'ho dovuto sistemare. Poi gli dici, dai, vieni a darmi una mano, no? A dipingere. No, no, troppo piccoli. Io solo sui quadri. Sui quadri sono buoni tutti. Diciamo. Come luci massime poi andrò di ICL, eh? Però intanto continuiamo ad impostarle. Fai come Ciro nella pubblicità. Ah, ma è il fattore 2, è vero? Sì, sì. Ah, ma è il fattore 2. Sì, sì. In TV, su YouTube o Twitch? Ah, stai andando a Fab? La prossima miniatura facciamo la statua 1-1. Uno a uno dipingerei volentieri Bobba. Avevo visto una volta Bobba era... No, era Dart... Oddio. Quello che gli manca la mandibola. Non mi viene. E... Scala 1-1, sì, ma costava una cosa come 5.000 euro. Della Sideshow.
E quindi mi sono accontentata di un boba alto tipo 40 centimetri. Malek, brava. Darth Malak, sì. Era il mio favorito quando giocavo a... Mamma mia, quei nomi, me. E... Star Wars. Era su Steam. Gioco di ruolo vecchissimo. Non mi ricordo. E ci stava. Quanto mi piaceva. Allora, il music è finito. Cerchiamo un altro album. Oddio, mi avete detto. Ma vediamo meglio il 2019. Ma andiamo su qualcosa di tosto. Scala 1 a 1 tutto NMN. Sei cattivo? Sei veramente cattivo? Intanto mi sono colorata tutte le dita. Allora, mi devo ricordare sempre il verso della mano perché sennò facciamo i danni. Facciamo una luce fighissima e poi dopo andiamo a incollare, tipo, no, tutto storto. Ma tanto sarà così, sono sicura. Ti ho messo il segno, ma... Continuo a saltare la connessione oggi. Mannaggia. Scusate una curiosità. Scusa una curiosità. Ma quella ghiaccia biancastra con bordo rosso sotto la palette cos'è? Ah, questa? È il... questo che colore era? Il Blood Red. No, questo è il Chimera. Questo è il Chimera. Mi sembrava stranissimo. Sì, perché sia un attimo. Un po' di giorni che sta lì abbandonato. Di nulla.
Ovviamente ci vuole un po', per costruirsi il metallo al metallo, ragazzi. Non è una tecnica velocissima, soprattutto se vogliamo ottenere un bel risultato. Si può fare metallo non metallo usando lo stippling? Sì, però ti viene un metallo texturizzato. Devi trovare, praticamente ti viene la superficie quella porosa, non ti viene la superficie liscia. Tipo gli scudi scolpiti dai colpi. Quello comunque sia lo devi fare liscio. La devi dar liscia la pennellata. Se è battuto, se è bozzato. Perché l'effetto stippling, ti ho detto, ti dà quell'effetto del metallo. Quasi come se fosse. Avete visto quando un metallo non è lavorato, che non è liscio ma è poroso? Come se fosse quasi di pietra, ecco. Quindi se vuoi dare quell'effetto lì, allora sì, puoi fare lo stippling. Dipende tutto da che effetto finale gli vuoi dare. Oddio, che canzone è adesso? Un pennello più sottile, il 3+0 non è esagerato. Per marcare le fessure delle parti rotte gli fai un lavaggio al dentro? Sì. Faccio praticamente la profilatura. E poi da un lato si lumeggia e dall'altro si lascia scuro per dargli l'effetto del rilievo. Shaken but not stirred, just a lesson that I've learned, and so it goes, tables turn, you're on your own. Poi almeno fino a metà schieriamo anche
le parti interne ai disegni, ma leggermente. Ma che gettone bucciosissimo mi è uscito prima della corona. Ah sì, è perché sei... hai fatto l'abbonamento. C'è il miciotto dell'abbonamento. Io lo faccio a Nanene come mi ispira. Quello di Ares è fatto così, Sara. Quanto gli piace il gatto con gli occhiali a Sara, tantissimo. Se potesse se lo farebbe in real life. Ah. Grazie Sara. Opla. Ah, mi sa che quando arrivate a 1000 gettoni ci sta un emoticon da sbloccare, mi pare.
Ok. Allora, iniziamo a prendere l'ice yellow e il verde. Il verde l'abbiamo già messo. Il 0 adesso. Massime luci. Niente paura che sia così staccato, perché tanto poi dopo lo andiamo a risfumare. Quindi ce lo stiamo schiacciando. Oggi, nonostante la pioggia, ho l'aria secchissima. Si secca in continuazione i pennelli. Nel tappo ci sta il mio famoso ultra matte della K. Sempre con me. Ho cambiato l'avatar di Discord e ho visto, hai messo il glitch cat. È gagliardissimo. Dub. Grande. Poi anche la palette, insomma, del metallo non metallo è molto particolare, soggettiva. C'è chi piace più arancione, più sul verde. Dipende assolutamente anche quella. Io quasi la cambio ogni volta. È giusto per giocare anche un po' di più con i colori.
Qui per fare i bordini vi consiglio di sfruttare il pennello in questa maniera, un po' inclinato. Yo, Gray, how are you? Thanks for joining. I'm painting this non-metallic metal gold shield. I still need to work on my non-metallic metal. This video is for you then. Ovviamente anche qui facciamo non tutta una striscia bianca, ma uniamo i quattro punti bianchi che ho fatto con un po' di giallo e arancio. I'm preparing a group of Stormcast for that from Warhammer Underworld. Yeah, Stormcast are great for non-metallic metal practice. Ciao Lulu, grande, come stai? Oggi ci stiamo divertendo con questo super scudo. Che mi racconti?
Gran bell'inizio, grazie. Grazie. Poi ovviamente sono sicura che quando lo andrò ad attaccare al braccio saranno le luci tutte sbagliate. Con la fortuna che ho. Inizio ad avere fame. Fa la cena, beh, va bene, Sara, grazie. Grazie. E comunque il continuo lo vedi registrato. Intanto anch'io continuo per un altro po'. Poi vado anch'io a fare la cena. Qui quando si fanno questi bordini bisogna cercare di essere più precisi possibili. Altrimenti l'effetto dopo non è un granché. Dopo lo correggo. Per fortuna che non c'è Karim che mi cazzia a dirmi che ho sbavato. Bisogna anche esercitarsi all'apnea per fare i dettagli. Eh sì, assolutamente. Segna tratte, modalità cecchino. Ovviamente dove mi sono venute male le devo ricorreggere. Veramente oggi quest'aria non mi aiuta proprio per niente, è troppo secca.
Ok, ripassiamo qualche bordino marrone scuro. Giusto come anche correzione dei bianchi. Ok. Aggiungiamo una puntina di nero. Perché fai i contorni bianchi? Perché non li farò ovunque, ma in alcuni punti specifici, per enfatizzare di più il contrasto che vuole il metallo non metallo tra luce e ombra. Ora per esempio qui, poi dopo ci passo sopra con il glaze, con un glaze un po' più scuro, e lo faccio tendere all'arancione, non lo lascio così bianco. Invece dove è in prossimità della luce bianca che ho messo, lì rimarrà bianco. Però intanto lo passo su tutto, perché poi essendo quasi bianco, con un glaze sopra lo colori tranquillamente. Se il tempo fosse dalla mia, a parte mi sto colorando tutte le dita. Qui l'aria è veramente troppo secca. Ale, i solchi nello scudo li hai fatti tu o già c'erano? Però se vuoi li puoi fare con lo stesso effetto, fai una riga nera e poi accanto ci fai un bordino bianco o comunque colorato per dare l'effetto della luce e della profondità. Come per le cicatrici uguale, si fanno con questo effetto, fai una riga nera e poi un lato della riga nera la fai bianca. Ora questi bordini li ripasso la luce nei graffi, glieli faccio alla fine. Prima devo sistemare qua. The mio brush stroke is clean. Thank you. I'm trying to be as much precise as I can. Holding my breath, of course. Thank you.
Andiamo a creare le transizioni anche per queste luci qua, aggiungendo toni sempre più chiari, nel mio caso che sto salendo. Redcrest Ultra Nova Wet Palette sta per far uscire una lampada da modellismo. Da lampada da modellismo, ciao soldi. Tocca vedere come la fanno, sono curiosa. Se hai il link postalo su Discord. Speriamo sia comoda più che altro. Io per il momento sto usando quelle da architetti. Posso dire che mi ci trovo benissimo. Vedi Raffa, piano piano mi sfumo anche i bordini. Prima l'imposto e poi me li sfumo. Sfumati piacciono di più. I didn't get that, but the new web palette looks nice. Sì, sì, Raff, tranquilla. Prima uno si sketcha sempre tutto e poi va a sistemare in un secondo momento. Io intanto sto dito veramente me lo sto massacrando. Ok. Vedi? Prima l'ho imposto, perché così ho già, essendo chiaro sotto, riesco a farlo risaltare molto di più. Quindi con il glaze è facilissimo sistemarli, colorarli. Ovviamente fosse stato nero sarebbe stato più difficile. Invece prima ti fai tutto il bordino bianco, bianco insomma con l'ICL, e poi dopo piano piano crei la transizione. Boxes are defeated. Purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing. Life is easier concealing. All emotions to the star on your heart going numb. I shouldn't be in drive more. I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy. I can't see straight. I've been running on the freeway. I get blinded by the headlights, they go past me. I see the last me, I ever will be. That got me asking, if living this lightly, has that been the right thing? Or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go? And as they go past me, I see the last me, that I ever will be. That got me asking, if living this lightly.
talk more to people. I thought we're interesting as heck. Probably should have gotten closer to my mom's after Pop's drawn out death. Ok, ragazzi, direi che quest'oretta e mezza abbiamo fatto un bel lavoro. Ora, prossimo streaming che faccio online, continuiamo con questi piccoli dettagli sui vari bordini più bianchi e poi iniziamo ad aggiungere il verde. Così gli diamo un po' più di colore. Ok, ragazzi. Spero vi sia piaciuto, che abbiate imparato qualcosa. Rubare con gli occhi è fondamentale sempre. E ci aggiorniamo lunedì per un prossimo streaming. Grazie ancora. Qualsiasi domanda sono su Discord. Grazie Guido, grazie Raf. Ciao patata!